No, ragazzi, mi è mancato, devo dirvi la verità, mi è mancato registrare qualche video da qui dentro, queste quattro mura direttamente dallo studio, anche se non è stato male magari registrare con degli sfondi particolarmente belli che mi porterò sempre nel cuore. Pantelleria è stata una bellissima vacanza con dei luoghi magici, però siamo tornati alla normalità. Buon sabato a tutti, magari qualcuno di voi è proprio in partenza per le ferie e quindi questo video verrà ascoltato magari da altri posti bellissimi. Io purtroppo, bene o male, ho finito le mie ferie per quest'anno, avrò qualche giorno di tanto in tanto sparso. Tra l'altro in questi giorni sarò ancora via, ma perché vado a prendere la cucciola, vado a prendere Nala e poi vi farò vedere qualche foto, qualche video e ce l'avremo qua magari insieme nelle dirette quando ricomincerà il campionato della Juventus e quando ricominceremo a fare sul serio, perché comunque ci siamo, tra 10 giorni la Juve va in ritiro e abbiamo già alcune ufficialità. Infatti Federico Gatti sceglie la maglia numero 4 e lascia libera la numero 15, Filip Kostić sceglie la maglia numero 11 e lascia libera la 17. A me, grazie mille Filip per il bellissimo gesto, non dovevi eppure l'hai fatto, sei stato il numero 1. Attenzione che quel 17 lì è un numero che piace tanto anche a Zaniolo, che è un nome che piace tanto anche alla Juventus, e vedremo se ci sarà effettivamente scritto il nome Zaniolo insieme al 17 bianconero nella prossima stagione. Vorrei iniziare parlando un attimo delle parole di Carnevali del Sassuolo in relazione alle plusvalenze con la Roma e a Thiago Pinto, che ha considerato una sorta di amico, tra virgolette, un buon rapporto tra i due, di questo scambio con alcuni giocatori giovani della Roma e del Sassuolo, perché la Roma aveva la necessità di fare queste plusvalenze entro il 30 giugno, quindi entro ieri, per la chiusura dei bilanci. Ora, non c'è niente di strano, secondo me, nelle parole di Tiago Pinto, nelle parole di Carnevali nei confronti della Roma e di Tiago Pinto, perché queste sono sempre cose che sono avvenute da sempre. Stiamo parlando di semplici operazioni di mercato tra società che vanno ad aiutarsi e vanno ovviamente a farsi un favore l'un l'altro per poi ricambiarselo successivamente perché c'è questa necessità. Ripeto, niente di clamoroso, secondo me, una cosa normalissima, l'abbiamo sempre vista con mille club. Alla Juventus era stato invece piazzato, era stata messa quella targhetta di illecito anche legato alla sistematicità e quindi la ripetizione di queste operazioni di mercato. Non dimentichiamoci che tra Roma e Sassuolo c'è anche in ballo il discorso legato a Frattesi, quindi possiamo vederlo come un sistema, possiamo vederla come una partnership tra i due club. Possiamo vederli come valori gonfiati, perché qua comunque stiamo parlando di plusvalenze, tra virgolette, pianificate, no? Lo stesso Carnevali dice che la Roma aveva necessità di farle e quindi non vanno a prendere la logica del campo, non vanno a prendere il valore sportivo, vanno a prendere semplicemente questa pianificazione data da logiche bilancistiche in accordo con altri club con cui magari ci sono anche dei rapporti un po' più ampi. Ripeto, secondo me quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi è stata una porcata clamorosa a livello di giustizia sportiva e spero veramente che non ci sia più niente di questo tipo e guardate, lo dico proprio nella più totale tranquillità, io non voglio che anche altri club vivano quello che ha vissuto la Juve perché si è trattata di una porcata veramente fuori dal normale, fuori dall'ordinario. Il discorso di Carnevali a Sky, con la gente che ride, tutti belli contenti. Poteva benissimo essere un'intercettazione, come quelle che abbiamo letto sui giornali sbattute nelle prime pagine, anche a mesi di distanza, anche completamente slegate. Stiamo parlando del nulla cosmico, anche perché, torniamo sempre lì, plusvalenze fittizie, come fai a dire questo valore è vero oppure no? Plusvalenze messe giù a tavolino, e questa che cos'è? Non è la stessa cosa? Come l'abbiamo visto mille altre volte in passato? Andiamo avanti, perché questa è la normalità, la normalità. La normalità invece è quello che abbiamo visto nei mesi scorsi. Ufficiale, rispetto a ieri abbiamo un'ufficialità. Giuntoli ha salutato Napoli e quindi è pronto a firmare il suo contratto con la Juventus. Tra l'altro oggi leggo che la famiglia di Giuntoli è super tifosa della Juventus, anche il padre che da quanto ho capito è scomparso era super tifoso della Juventus. Ora io non so se queste cose corrispondono al vero, sinceramente mi importa anche poco. L'obiettivo principale secondo me di Giuntoli è un altro, non è legato al tifo, ma è legato alla professionalità. Quindi mi auguro veramente che Giuntoli possa essere un professionista esemplare per questa Juve, lavorare al meglio per riportare la Juve dove merita di stare, anche dopo una stagione particolarmente complicata dal punto di vista dell'extracampo. Quindi ci sarà necessità anche di ridare motivazioni a un gruppo che ha vissuto veramente un'annata di un certo tipo.
Mi collego alle parole di Andrea Agnelli su Beppe Marotta, stiamo parlando di una dichiarazione del 2011, Marotta era appena arrivato alla Juventus, e io ricordo perché ora faccio 31 anni tra 25 giorni, tra 24 giorni, 10 anni fa ero un po' più giovane e non le capivo, però me le ricordo e mi sono rimaste lì, impresse nella memoria. E cioè, Agnelli dice, il nostro top player di questa sessione di mercato non ci sarà, l'abbiamo già acquistato, non andremo a comprare un grosso nome sul mercato, che era quello che muoveva un po' il mio animo di giovane tifoso della Juventus, andiamo a comprare quel giocatore lì specifico, quel nome lì. Il nostro top player è Beppe Marotta, e nell'arco dei prossimi anni sono sicuro che Beppe Marotta riuscirà a fare questo, questo e quell'altro. Avevo dato veramente poco peso a queste parole, che addirittura ricordo le avevo lette tramite il televideo, stiamo parlando veramente di non so quanti anni fa. Eppure oggi le capisco, oggi le comprendo, perché per rimettere a posto le società si parte dai dirigenti. E la Juventus, andando a inseguire Giuntoli, ha fatto capire che aveva in testa quel dirigente lì, l'ha inseguito e l'è andato a prendere. Sembra essere stata un'idea di Francesco Calvo, che sembra avere comunque un peso specifico importante all'interno della Juventus. Poi sappiamo che ci sono state anche diversità di vedute proprio per quanto riguarda il progetto tecnico. Io non so quanti altri anni durerà Allegri la Juventus, credo che banalmente la Juventus abbia fatto, come vi dicevo ieri, una sorta di immersione, ha mantenuto il fiato, è andata sott'acqua e ha detto facciamo passare quest'annata, poi vediamo. Però sono davvero convinto che la Juventus stia programmando un futuro completamente diverso da quello del recente passato e di quello che sarà il prossimo anno che andremo a vivere, proprio da bianconeri, in campo, in panchina, in generale. Sono convinto che la Juventus stia cercando di capire che cosa fare dopo Massimiliano Allegri. Tra l'altro ci pensavo ieri, è un po' bizzarro perché Juve, Milan e Inter confermano tutte le guide tecniche, anche se sono state stagioni un po' particolari. La Roma conferma la guida tecnica, la Lazio conferma la guida tecnica, la Fiorentina conferma la guida tecnica, l'Atalanta conferma la guida tecnica. Stiamo parlando delle squadre che solitamente arrivano un po' più in alto in classifica. L'unico club che è andato a cambiare l'allenatore è stato il Napoli, campione d'Italia, e avrebbe assolutamente mantenuto Spalletti, è stato cambiato per una volontà dell'allenatore di intraprendere un percorso differente, cioè riposarsi un attimino dopo aver consumato tante energie e aver raggiunto un obiettivo veramente importantissimo anche grazie al lavoro di Giuntoli degli ultimi anni. Tra l'altro c'è un video in cui vi parlo di tutto quello che ha fatto Giuntoli a Napoli, vado ad analizzare tutte le campagne acquisti e cessioni degli anni e le scelte degli allenatori, lo trovate qui sul canale, l'ho pubblicato credo una trentina, una quarantina di giorni fa, era molto interessante per vedere anche quanto ci voleva e che tipo di ragionamento, che tipo di prospettiva è necessario utilizzare sul mercato. Però questi sono secondo me segnali anche di quello che è un attimo il momento del calcio in Italia. Una volta c'era la possibilità, no, di lasciare a casa determinati allenatori, oggi è più facile cambiare i dirigenti piuttosto che gli allenatori perché costano meno, e secondo me tante squadre in Serie A avrebbero voluto cambiare guida tecnica e non sono state in grado di farlo, e secondo me invece l'anno prossimo avremo un vero e proprio effetto domino perché tantissime panchine salteranno in Serie A e tantissimi allenatori o rimarranno fermi o verranno ripescati o ci sarà semplicemente un valzer di panchine. Questa poi è la mia lettura, che può essere sbagliata perché mi aspettavo già il cambio in panchina per la Juventus questa stagione, che non è arrivato e non credo che arriverà nemmeno di fronte a Giuntoli, che arriva la Juventus, perché ripeto, tra 10 giorni inizia il ritiro, poi abbiamo visto allenatori andare via ritiro in corso, quindi potrebbe pure succedere questo, ma ovviamente stiamo parlando di cose molto molto complicate. Che cosa mi aspetto però da Giuntoli? Perché ora bisogna guardarsi in faccia e intendersi quali sono gli obiettivi nel medio-lungo periodo. Provo a dirvi i miei. Ripeto, non mi aspetto l'arrivo di top player, di giocatori, di nomi. Il nome più grosso che secondo me potrebbe arrivare dalla Juventus alla Juventus, nel mercato della Juventus, è proprio quello di Zaniolo, e non di fronte a un esborso economico, ma con scambi e robe del genere, che abbiamo già parlato. Mi aspetto però le cessioni, perché il bravo dirigente è quello che sa anche vendere, e Giuntoli in questi anni abbiamo visto essere stato molto molto bravo a vendere, è riuscito a ricavare anche dei prezzi interessanti da giocatori che non sembravano così interessanti invece chiave mercato. Poi ovviamente ha sbagliato anche lui degli acquisti, è andato a pagare tanto dei giocatori che poi non hanno reso, però il dirigente più bravo è quello che sbaglia meno, non quello che non sbaglia. È impossibile non sbagliare mai niente nel calcio in generale, nel lavoro sbaglia soltanto chi fa, e questo ovviamente
è un buon modo, secondo me, di vedere la cosa, e credo che ci sia la necessità di dar tempo di lavorare a un uomo che non è ancora arrivato alla Juve, ma che ora dovrà prendersi in mano un po' il difficile, perché la Juve è troppi anni che arriva a questa situazione, ha tantissimi giocatori che sono lì parcheggiati e devono essere ceduti e bisogna cederli, bisogna trovare le sistemazioni e si trovano solo in maniera temporanea, poi l'anno dopo si ripresentano, vanno venduti. Quei giocatori che sono lì vanno venduti o rescissi i contratti, come per il caso di Arthur. E poi, ovviamente, in secondo piano, un po' più spostato, mi aspetto la gestione di situazioni un po' più spinose, cioè giocatori all'interno della rosa della Juventus, che saranno confermati anche l'anno prossimo, che hanno un'età media alta, giocatori che hanno uno stipendio elevato, sto parlando di Alessandro, Bonucci, che hanno dei contratti che parlano chiaro. Ma voglio provare a capire se Giunto avrà le armi a disposizione per entrare a dialogare, a far capire a questi giocatori che la Juventus non ha più necessità di loro, non c'è più bisogno di loro. Poi loro dalla parte hanno un contratto e quindi ovviamente hanno ragione loro, però almeno il provarci a fare questa cosa. Queste sono le cose che mi aspetto da Giuntoli, questi sono gli obiettivi a medio-lungo termine, perché ripeto, da qui a settembre, quando inizierà il campionato, non mi aspetto chissà quale colpo in entrata. Però mai come quest'anno è necessario lavorare bene in uscita per non ritrovarci tra un anno ancora con le stesse situazioni. Dove lo parcheggio McKennie? Dove lo parcheggio Zaccaria? Dove lo parcheggio Arthur? Ha rinnovato questo, ha rinnovato quell'altro, ma io non lo volevo. Ma ha fatto tot presenze. Sì, ma lo stipendio pesante. Queste sono cose che non voglio più vedere. E il rinnovo di Rabiot di un anno, secondo me, ci fa capire che la Juventus comunque non ha paura a dare certi ingaggi a giocatori che ritiene importanti, decisivi. E allora poi qua torniamo sul discorso Chiesa, o sul discorso Vlahovic, o sul discorso Bremer, perché poi voglio capire quanti di questi giocatori che ho nominato, che hanno mercato, dovranno poi partire, saranno obbligati a partire, perché se Giuntoli sarà bravo a piazzare a titolo definitivo alcuni giocatori che erano in giro per il mondo e ricavare quel tesoretto da queste cessioni qua, magari ci sarà necessità di cedere un giocatore in meno, o magari ci sarà la necessità di non cederne nessuno. Quindi queste sono le linee guida, queste sono almeno le mie linee guida, questo è il mio pensiero, questo è quello che mi aspetto da Giuntoli, questo è quello che chiedo a Giuntoli in questi mesi. Non acquisti, non nomi, ma vendere, risolvere delle situazioni che la Juventus si sta portando dietro da anni, e dato che finalmente si è scelto un uomo di sport come Giuntoli, che comunque nei suoi 8 anni a Napoli, 7 anni a Napoli, più quelli a Carpi, ha dimostrato di saperci fare, ecco, aumentiamo il livello, adesso mettiamo difficoltà leggenda, perfetto, devi risolvere queste situazioni, perché la Juventus è bloccata da troppi anni all'interno di questo tornado di giocatori che vanno, vengono. Oggi ho guardato, abbiamo ancora Piazza, ragazzi, cioè, fino al 2024, 30 giugno 2024, e Rugani, e Piazza, cioè, Alessandro, Bonucci. Queste sono situazioni che, secondo me, Giuntoli deve prendere in mano e cercare di risolvere prima di ogni altra cosa. Poi il resto verrà da sé. Ragazzi, un abbraccio, vado a prepararmi, ho un matrimonio. Ci vediamo domani. Siamo tornati a casa, purtroppo.